Con Michele Regine per commentare la candidatura di Pasquale Capuano, la non candidatura di Michele Regine, le bordate che sono arrivate anche da Davide Castagnuolo che se le è conservate alla fine, però partiamo da una prima pagina del Dispari di qualche mese fa. Ricordo bene un fotomontaggio di te e Gianni Matarese in una forma atletica, tu che facevi lo sparring partner dell'avvocato Matarese, un po' diciamo che ci avevo visto lungo e bene su quello che poi sarebbe stato l'esito. Allora partiamo, ecco, da prima di arrivare alla candidatura di Davide Castagnuolo. A un certo punto, evidentemente è stato chiaro che il rapporto con Francesco Del Deo si è inclinato. Quando, diciamo, c'è stata la rottura? Ma diciamo che con Francesco Del Deo una vera e propria rottura di fatto non c'è mai stata. Cioè, forse è mancato probabilmente un chiarimento, ma nella parte finale, diciamo, di questa lunga esperienza amministrativa e politica con Francesco Del Deo, che parte dal 2013, come tutti ben sanno, da circa 10 anni fa, con, diciamo, uno stimolo, un'idea, una visione che era condivisa, alla quale io, diciamo, presi parte perché fui allettato da questa bella iniziativa. Eravamo una squadra veramente che nuova, nel vero senso della parola, dove veramente non c'erano, diciamo, commistioni particolari, e si è andato avanti, diciamo, in maniera unita, fino ad oggi, perché sostanzialmente questa amministrazione del Deo, benché se ne dica direttore, non ha avuto neanche un'ora di crisi di maggioranza in 10 anni, a differenza di altre realtà politiche locali. E questo lo si è avuto perché c'è stato da parte di tutti sempre, diciamo, l'idea di portare avanti un progetto, un'iniziativa, fare un percorso condiviso che portasse veramente fuori io a quello che in parte, diciamo, si vede oggi. Molto c'è da fare ancora, su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda la domanda, negli ultimi anni, secondo me, credo negli ultimi 2 anni in modo particolare, si è visto, insomma, un cambiamento all'interno della maggioranza che, sotto gli occhi di tutti, ha portato ad un accentramento, non dico di potere, ma di gestione della cosa pubblica, diciamo, unicamente gestita dal sindaco in modo particolare e dal vice sindaco, che, diciamo, hanno portato avanti questo tipo di amministrazione, alla quale noi abbiamo partecipato comunque, siamo sempre stati, diciamo, presenti, forse tenuti un po' meno in considerazione rispetto agli anni precedenti, ma comunque siamo rimasti comunque uniti e abbiamo condiviso sia in consiglio comunale, per quanto mi riguarda, sia in giunta, ma quotidianamente quello che c'eravamo, diciamo, già gli obiettivi che tutto sommato ci eravamo prefissati in passato. Anche se questo, diciamo, accentramento, questa, diciamo, autogestione o una gestione particolare, ecco, da parte, diciamo, del sindaco e del vice sindaco, inevitabilmente ha creato una sorta di scollamento all'interno della maggioranza, in modo particolare di alcuni consiglieri e di alcuni amministratori, tra cui non ne ho mai fatto mistero anche me, perché ne parlo sempre in maniera chiara e diretta, che addirittura siamo arrivati a un punto in cui io, per esempio, personalmente, tanto per dirne una tra le tante, non sapevo neanche che era stato nominato l'ultimo assessore esterno della giunta, eppure faccio il presidente del consiglio comunale. Da 10 anni sono stato sempre considerato una persona vicinissima al sindaco e all'amministrazione. Ho contribuito elettoralmente sia nella prima che nella seconda consiliatura a portare avanti questo progetto, sempre, diciamo, con massimo impegno, tant'è vero che sono risultato sempre tra i primi eletti alle elezioni, sia nel 2013 che nel 2018, con circa 300 voti di preferenza. E quindi voglio dire, oltre questo, diciamo, io penso che fino alla fine, ancora ad oggi, alcuna defezione c'è stato, non c'è stato nessun abbandono. Non abbiamo mai voluto, nonostante, diciamo, queste difficoltà ultime di cui parlavo, consegnare il paese a
commissario prefettizio. Però, insomma, dopo 10 anni di apporto coerente e costante, il sindaco e chi per esso deve consentire anche a me e agli altri di poter scegliere liberamente il nostro futuro politico. Parlavi di commissario prefettizio perché evidentemente c'era anche l'idea di una sfiducia. No, l'idea non c'è mai stata di una sfiducia, assolutamente no, non c'è mai stata, proprio perché diciamo c'era questa estrema consapevolezza del pericolo che se diciamo ci fosse stato questo, si sarebbe arrivati poi diciamo a conseguenze estreme che ma non se ne è mai parlato, assolutamente. Nel frattempo però avete fatto sicuramente diversi incontri, tentativi per costruire questo terzo polo interno alla maggioranza, che poi era figlia di questa volontà, non vorrei dire di non accettare la candidatura imposta di Davide Castagliolo, ma di magari ecco sovvertirne la genesi della candidatura. Questa è una domanda interessante perché effettivamente quando si iniziò negli ultimi mesi, poi cioè anche eravamo già prossimi, parlo del periodo natalizio, appena prenatalizio, a capire che ci stavano, già si intravedevano queste difficoltà, o quantomeno alcuni dei consiglieri assessori intravedevano queste difficoltà, e in previsione appunto della tornata elettorale ci si è appunto posti questa domanda a fronte di questo pericolo, diciamo a questo punto cosa dobbiamo fare? Fisiologicamente, normalmente già diciamo una consigliatura, a meno che mi ricordi, più di 10 anni non è che sia mai durata, quindi era necessario da parte nostra cercare di valutare di poter creare o di rapportare una nuova linfa vitale a quello che era il gruppo originario, prendendolo chiaramente dall'esterno, ma non si è mai parlato direttore di un terzo polo, anzi, se vogliamo, si è parlato di andare ad arricchire e a ringiovanire, politicamente parlando, quello che era già l'assetto amministrativo che, nonostante diciamo, queste piccole interferenze, questi piccoli dubbi che c'erano tra di noi, e questi sostanzialmente forse anche qualche mal di pancia in modo particolare, si è cercato comunque di conservarli in un certo qual modo, tentando appunto di aprire all'esterno. Questa apertura, come già tu hai ben scritto ampiamente sulle tue testate nei giorni scorsi e nei mesi scorsi, purtroppo non c'è stata, non è stata condivisa dal sindaco e dal vice sindaco, c'è stata questa una sorta di, anche da parte di altri amministratori, c'è stata questa sorta di, diciamo, perseveranza nell'idea di dover assolutamente indicare il successore, tra virgolette, parola tra l'altro anche del sindaco all'interno della maggioranza. Ma su questo non c'è stato alcun dubbio da parte nostra, siamo sempre stati... È stato un obiettivo non centrato. No, non è stato centrato, tant'è vero che... Benché il successore... È stato sostanzialmente... proposto, se vogliamo dire, dal sindaco, e ci trovavamo praticamente in una riunione all'interno del suo studio al comune, e semplicemente lui ha chiesto per te a ognuno di noi a chi va bene singolarmente. È chiaro che in quel momento tutti hanno detto sì, perché non c'era un'alternativa, cioè non si era neanche discusso, diciamo, precedentemente di questo di Davide Castagliolo. No, dico, poi alla fine il sindaco ha dovuto scegliere un candidato esterno, ma era troppo tardi. Era obiettivamente, per quanto mi riguarda. Adesso ci colleghiamo poi direttamente all'altra domanda che appunto, diciamo poi dopo ci rende vivi, l'assenza tua che si è vista, diciamo è stato più importante l'assenza, non delle presenze, alla presentazione di Capuano, che era un segno che diceva tutto. Ma in realtà la vicenda, tra virgolette, Capuano è analoga a quella di Davide Castagliolo sostanzialmente. Cioè noi, me, Gianni Matarese e altri diversi consiglieri e assessori, abbiamo sempre cercato di far capire al sindaco e a tutta la maggioranza che se una scelta di continuità, e quindi anche nella figura del candidato sindaco, di questo nuovo leader,
andava fatta, la stessa andava preventivamente condivisa, discussa tra tutti quanti e poi si sarebbe scelto in tal senso. Questo invece non c'è stato, perché in realtà, ripeto, sia sul nome di Davide Castagliolo, che è stato proposto dal sindaco esclusivamente, che quello di Pasquale Capuano, non c'è stato, non siamo stati assolutamente, ma così come in tutto, cioè come la scelta degli assessori, come le scelte degli interventi pubblici, qualsiasi scelta, cioè non c'è mai stata. Diciamo, però l'avevate metabolizzata e sostenuta. Cioè, sì, tutto sommato si era capito. Andava bene, nessuno si lamentava. Ma diciamo che non è che ci andava bene, e sicuramente, ecco, questa è una domanda che merita una risposta. Sicuramente questo modo di fare non era così, non era lo stesso, come dicevo, all'inizio dell'esperienza politica, specialmente nel primo quinquennio e anche all'inizio del secondo quinquennio. Noi, mi ricordo che con Francesco ci incontravamo praticamente quasi, diciamo, tutti quanti, non dico mensilmente, non dico, diciamo, settimanalmente, ma quantomeno mensilmente avevamo sempre incontri, c'erano molti più confronti sulle problematiche, c'era una sorta di partecipazione attiva, allegra, solare da parte di tutta l'amministrazione, che si è un po', tra virgolette, incupita nell'ultimo biennio, quando appunto, come dicevo, c'è stato questa sorta di totale accentramento e che non ha dato possibilità praticamente a nessuno di poter, non dico incidere, ma quantomeno partecipare alle scelte che ti venivano già, diciamo, proposte al momento opportuno. Diciamo, la triade si è spezzata, la triade di, diciamo, di Regine, dell'altro Regine, di Regine Memoria, si era spezzata, si era spezzata qualche giorno, qualche anno, qualche mese prima. Ma se vogliamo, diciamo, una vera e propria triade non c'è mai stata, forse più un duopolio, diciamo, ma non di triumvirato, eccetera, se ne è parlato in passato, ma non era stato mai così. Io forse sono stato visto colui che ha appoggiato Francesco Del Deo, diciamo, all'interno dei consigli comunali, ma più che altro per il ruolo che gestivo, e gli ha dato la possibilità, ma così come un po' a tutti anche gli altri consiglieri che me lo chiedevano, di dare spazio alle proposte di delibera, alle discussioni, eccetera. Ma questo, lungi dal fatto, diciamo, che io abbia partecipato all'amministrazione in maniera, diciamo, costante e attiva fino alla fine, questo non, cioè non, tra, mi è stato consentito nei limiti chiaramente del ruolo che svolgevo, era quello del presidente del consiglio comunale, non ho mai fatto parte della giunta o di qualche altro settore all'interno del comune. Questo parliamo, voglio fare una domanda ormai inutile perché si guarda al passato. Tu sicuramente, nonostante le dichiarazioni che però non hanno mai convinto fino alla fine, tu hai sempre detto: io non voglio fare il sindaco, io non voglio fare il sindaco. Però poi arriviamo alla fine di questi lunghi 10 anni, dove hai avuto un ruolo centrale, la nominata di quello che decideva, però diciamo che oggi esci quasi in salutata ospite. Forse, ti lascio il tempo che trova il forse, ma era meglio avere un ruolo giunto. Ripeto, io ho... E magari dimostrare pure la qualità amministrativa che poi avrebbe, diciamo, favorito l'investitura. Questo forse sì, non mi è stato mai, diciamo, offerta una diciamo, questa esperienza, tra virgolette, questa possibilità di andare appunto a incidere in maniera diretta sull'amministrazione. Io mi sono limitato a svolgere il mio ruolo ininterrottamente per 10 anni. Credo, spero di averlo fatto bene, ho garantito solidità all'amministrazione e al Consiglio Comunale in generale, perché poi allo stesso modo anche, diciamo, tutte le parti, sono state sempre oggetto di registrazioni, quindi c'è prova tangibile di questo, hanno avuto modo di poter partecipare attivamente. Consigli come la Forio sono, diciamo, non dico che vanno per nominato sull'isola Ischia, ma insomma, ma sono gli unici, per gli altri c'è il soporifero, quindi insomma c'è stata una sorta di attività politica amministrativa all'interno dell'aula consiliare, forte, sentita, appassionata, anche se vogliamo, ma sempre chiaramente con rispetto di tutti i ruoli. Presidente, hai deciso di non candidarti,
Esci dalla scena politica, qual è il bilancio di questi 10 anni? Perché poi alla fine, una volta cambiati i ruoli, cioè, è questa la storia, finisce così, almeno Certo, penso, chiaro. cioè. Beh, la scena politica. Io, prima di passare al bilancio degli ultimi 10 anni, tengo a dire che comunque noi, con Gianni Matarese, Gianna Galasso e altri consiglieri, ma anche altre persone di fuori, abbiamo comunque un'intesa, dico quasi quotidiana, per quanto riguarda appunto le problematiche che in questo caso vengono messe un po' da parte perché siamo in momenti di campagna elettorale. Per la quale tra l'altro non mi piace neanche vedere questa impostazione da parte di qualcuno che vede quasi di nuovo nell'avversario, dice o scrive, leggo, di scendere in campo per andare, diciamo, a garantire perché il paese lo chiama o perché per quali grandi ideali, questo non lo so, sembra quasi quasi una chiamata alle armi per difendere l'Italia dall'invasore, ma francamente io non vedo che ci sta questo pericolo, diciamo, di Cioè, questo è sorta. un endorsement per Stani Verde, l'ho No, compreso. no, no, adesso no, lo parlo in generale perché effettivamente sembra quasi quasi che qui, cioè dice, qua dico, no, tu, che mi è stato anche detto a me proprio, dico, no, tu devi candidarti perché altrimenti si consegnano le mani al nemico o diciamo, allo straniero. Ma a me questi, diciamo, questi richiami di bellica memoria, se vogliamo, poco mi appassionano. Io credo che invece oggi siamo in un periodo, in un momento, diciamo, storico particolare dove chiunque deve poter partecipare, anche al di là, diciamo, delle posizioni, eccetera, ci deve essere più che altro un confronto, ma non sicuramente uno scontro portato addirittura a livelli tali da dover andare a far capire quasi quasi all'elettorato che la risposta politica sarebbe quella. Ecco, dalla posizione bellica alla posizione pavida. Davide È Castagliolo, questo appunto, nonostante è abbia questo. detto, quando poi gli ho detto, ma tu questo l'hai detto a Michele Regine, ho detto, no, no, non è Michele Regine, ma io mi immaginavo che il passaggio era diretto a te. Davide Castagliolo ha accusato alcuni della maggioranza, ma è evidente che stava parlando anche del gruppo che fa riferimento a te, di aver perso 2 volte e di non aver avuto coraggio di accettare la candidatura con lui. Io su quello che ha detto Davide, chiaramente anche io sono rimasto francamente perplesso perché con lui, a parte, diciamo, il rapporto personale che mi lega e di cui non ne ho fatto mistero, lo ricordo ancora una volta, uno dei primi che, diciamo, propose la candidatura di Davide Castagnoli. Su questi iscrivimi, Sì, su questi su schermi, questi iscrivimi propose la candidatura di Davide Castagnoli. nell'ingresso del Continental, per la Esattamente, eravamo proprio precisione. fuori al tribunale. Sì, diciamo, proposi proprio la candidatura di Davide Castagnolo, però il problema non è, come dicevo prima, la candidatura di Tizio, Caio, Sempronio o Medio. Il problema è come ci si arriva e l'impostazione, la scelta e il metodo che è stato usato. Che secondo me in un sistema, diciamo, in un gruppo, quantomeno si va discusso prima. Solo questo. Poi il fatto che Davide Castagnolo abbia detto che, non so, mi è parso di capire perché non si è capito, cioè che qualcuno ha avuto paura, a me questo non sembra perché io non capisco di che paure si parli. Io ripeto, sono sempre stato, se parliamo di paure elettorali, di essere eletti o non eletti, ripeto, io forse, anzi sicuramente nel 2013, nel 2018, ho apportato a questa amministrazione molti voti e quindi so di averne. Questo lo posso tranquillamente andare a confermarlo sempre, forse anche più di Davide, anzi sicuramente più di Davide Castagliolo. Almeno l'urna ha detto così, cioè su questo. Esatto, le urne hanno Anche perché non detto fu eletto una volta, cioè. no, esatto, non fu eletto una volta, mi pare neanche la seconda volta. E quindi di conseguenza voglio dire, cioè, se di questo discorso possiamo andarlo a contarci i numeri, diciamo, che abbiamo apportato all'elezione. In conclusione, il 15 aprile avremo le liste, ci sarà una lunga campagna elettorale. Io penso che chi ha la malattia della politica non riesce a stare fuori perché altrimenti non ce l'ha la malattia, tu invece sei una che ce l'hai. Come ti comporterai? Cioè, quando ti chiameranno e diranno avvocà, a chi amma votà? Perché questo succede sicuramente, quale sarà la tua risposta?
Guarda, io per il 15 aprile, insomma, il giorno in cui Hai verrà. vacanza, questo già dove Sì, vai? no, Dove hai prenotato? già mi hai anticipato. Me ne vado in Costa Rica, una quindicina di giorni lì, probabilmente insieme a Gianni Matarese. Ce ne andiamo tutti e due a fare i bagni. Almeno ne approfittiamo di tu. Non senza, ma poi tornerai e avrai la telefonata. Avvocato, che ho avuto? Ho amici ovunque, sia nell'una che nell'altra coalizione. È chiaro che quando uno non la vive, diciamo, personalmente la cosa pubblica, diciamo, anche lo stimolo viene un po' meno. E poi non nascondo che dopo 10 anni c'è anche un calo fisiologico proprio, diciamo, della partecipazione, specialmente quando non sei in prima persona, non hai quella carica emotiva che ti spinge a andare, insomma, a cercare, a parlare, a dibattere. Però se dovessi riavere questa motivazione, chi lo sa? Quindi quando torni dal Costa Rica, Non stavo scherzando. quindi noi facciamo una cosa allora, giusto in conclusione, visto che non ti candidi, questo non farai, ti chiediamo di fare qualche commento alla campagna elettorale, verremo qui a Ma come chiederti, no? farti fare ecco, questa veste di Come editorialista e opinionista per rendere viva comunque la campagna Un'ulteriore nuova elettorale. esperienza, lo faccio volentieri, va bene. Grazie.